I 100 secondi di Paola Imparato. Oggi parliamo di time management. Cerchiamo quindi di capire cosa bisogna fare affinché tu possa gestire nella maniera corretta il tuo tempo. Se gestisci un bar, un hotel, un ristorante, sai benissimo che il tempo è assolutamente una spada di Damocle. È praticamente sicurissimo che in alcuni momenti tu ti renda conto di volere, semmai, una giornata che duri 48 ore anziché 24. E questo perché spesso e volentieri la gestione del tempo non viene fatta nel modo corretto. Quindi la pillola che ti do, insomma, nella giornata di oggi è quello di cercare di capire quali sono le cose che nell'arco di una giornata ti fanno sì che tu possa comunque ridurre il tuo tempo nella gestione corretta delle tue attività. Quindi quello che ti posso consigliare è di sederti tranquillamente da qualche parte e cercare di capire: ma quali sono effettivamente gli sprechi del mio tempo? Dove io spreco la maggior parte del mio tempo? E quindi successivamente eliminare o ridurre questi sprechi o forgiare la tua organizzazione aziendale in modo tale che a questo, diciamo, possa avvenire. Questo naturalmente non è un qualcosa, come puoi immaginare, che si fa comunque in una sola giornata. È ovvio che dovrai comunque dedicare un po' di tempo a questa cosa, però sarà tempo ben speso perché poi ti ritornerà. Buona giornata.